Buongiorno a tutti, eccoci qui per un'altra puntata della nostra rubrica Libri Liberi. Oggi siamo qui con una nuova amica, Alessandra Orlandini Carcref, che ha scritto due libri che sinceramente non ho letto. I libri sono Canti dello sciamanesimo boreale e Sciamanesimi, storia, miti e simboli dal Grande Nord al Mediterraneo. Due libri che però, vedendoli e leggendo la scheda di presentazione, mi hanno incuriosito tantissimo. Intanto perché parlano di sciamanesimo e questo è il nostro pane, diciamo così. E poi perché appunto sembra che lo facciano in un modo, da una prospettiva un po' diversa, in un modo più ampio, non parlando di uno sciamanesimo specifico. Noi spesso, di solito, parliamo dello sciamanesimo hawaiano, ma di una cultura forse indigena che abbraccia tutta la terra? Non lo so, cerchiamo di capire insieme ad Alessandra un po' cosa l'ha spinta a fare questa ricerca e che ricerca effettivamente è. Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille dell'accoglienza. Allora, io sono praticamente una ventina d'anni che lavoro sul mondo ugrofinnico, quindi in particolare sul mondo della Finlandia e della Lapponia. Ed è una regione nella quale in pratica lo sciamanesimo nei tempi più passati è probabilmente nato insieme alla regione della Siberia e della Mongolia. Io mi sono occupata principalmente di letteratura di viaggio e in pratica dei viaggiatori che nei secoli passati hanno visitato queste regioni. Ed è stato proprio attraverso i resoconti dei viaggiatori che mi sono un po' avvicinata anche allo sciamanesimo, perché è qualcosa che li colpisce, soprattutto nel 700, nell'800. Abbiamo un po' uno spettro abbastanza vasto, perché i primi viaggiatori pregano che si tratti di stregoneria. Poi piano piano, nel corso dei secoli, arriviamo poi alla fine dell'Ottocento con i primi antropologi che hanno cercato di studiare questo fenomeno dal punto di vista scientifico, medico, eccetera. Quindi sono partita, diciamo, da questo punto di vista, che è un po' anche quello che affronto nel primo dei due libri, quello che si chiama Sciamanesimi, per poi andare invece su uno spettro un po' più vasto, nel senso che ho voluto anche andare a vedere alcune culture che non sono necessariamente di tipo sciamanico nel mondo antico, soprattutto nel mondo mediterraneo, il mondo greco-latino, il mondo egizio, ma nelle quali si possono ritrovare quelli che Levi-Strauss chiamava dei mitemi, cioè delle mitologie che come tematiche ritornano ciclicamente in culture che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Un Che bello, esempio. vedi che avevo visto giusto, perché allora ci spostiamo un po' da quello a cui siamo abituati, perché quando parliamo di sciamanesimo normalmente pensiamo ai nativi americani o all'America Latina, nel nostro caso specifico appunto alle isole Hawaii, magari alcune zone dell'Africa, però in questo caso invece partiamo dal nord del mondo, diciamo così. Però questa cosa bellissima che stai dicendo, sei riuscita poi a trovare questo collegamento anche con culture mediterranee, quindi i greci, i latini, gli egizi, che è un po' il percorso che sto facendo io e che facciamo all'interno di questa community, che è quello di riconoscere come un po' tutte le culture attingano dallo stesso fondamento. È bellissima questa cosa. Scusami che ti ho Diciamo che, interrotto. no, ma diciamo che effettivamente questi mitemi, questi archetipi, probabilmente risalgono a un passato primordiale animista, che è in fondo una delle teorie della nascita dello sciamanesimo. Cioè esistono due teorie: una teoria cronologica, diciamo, che dice che effettivamente sarebbe una evoluzione di un animismo e di un totemismo primordiale, e un'altra invece che parla di un'evoluzione geografica, appunto nato nelle regioni della Siberia, Mongolia e Scandinavia settentrionale, e da lì passato nel resto del mondo, perché lo ritroviamo anche in Africa, ovviamente nel mondo amerindio del nord, attraverso lo stretto di Bering, all'epoca in cui non era sommerso dal mare. Quindi in effetti le due teorie possono tranquillamente coesistere, ecco, non ci sono. La cosa, diciamo, un po' particolare dello sciamanesimo nordico sul quale ho lavorato, è che è uno sciamanesimo che non fa un eccessivo uso di psicotropi.
un po' per un discorso proprio anche di messa a disposizione di queste sostanze, perché non ce ne sono molte in queste zone. Sotto la neve, nel ghiaccio. Qualche fungo allucinogeno. I viaggiatori dei secoli passati, ad esempio, parlano soprattutto di alcol che lo sciamano assume, ma diciamo che forse è anche solo qualcosa, diciamo, per scaldarsi, non è proprio un utilizzo Anche continuo. se poi effettivamente porta a quello stato alterato di coscienza che può essere utilizzabile per determinati scopi, insomma. Sì, e diciamo che forse è uno sciamanesimo che è rimasto più legato alle origini, in cui lo sciamano deve lavorare su se stesso per potersi mettere in contatto con le altre dimensioni, non dovendo gestire questo aspetto invece fisico, che invece, ad esempio, uno sciamano che assume degli psicotropi deve in più gestire il E discorso questa cosa di. è bellissima perché effettivamente noi siamo testimoni nella nostra esperienza che lo stato alterato di coscienza appunto è raggiungibile anche in maniera del tutto naturale attraverso appunto un lavoro su di sé, un certo tipo di connessione proprio, ma senza bisogno di sostanze. Poi ovviamente ognuno fa le sue scelte e le modalità che gli sono più in sintonia col suo modo, però ci sono delle vie diverse, insomma, per raggiungere gli stessi risultati, comunque. Sì, è questo. E poi appunto l'idea è venuta così devo dire che la cultura egizia è stata la prima che ho escluso a priori, perché ho detto no, non ci può essere assolutamente nulla che di punto di contatto fra la Lapponia e l'Egitto. Eppure Invece invece no. ci sono effettivamente queste tematiche che possono essere la sacralità di certi elementi come l'acqua, il fuoco, il sangue, o anche certe figure. Ad esempio, una delle caratteristiche dello sciamano, diciamo, una delle sue funzioni principali è quella di psicopompo, cioè di accompagnare le anime dei defunti nell'aldilà. E questo è qualcosa che ritroviamo in tante culture sotto forma di divinità. Nel mondo greco, ad esempio, c'è Hermes che pone il suo caduceo sugli occhi dei defunti per accompagnarli nell'aldilà, e il caduceo è composto da due serpenti, e il serpente è un animale che ci fa pensare alla rinascita, perché la muta della sua pelle fa proprio pensare alla morte e alla rinascita. Quindi anche questo è uno degli animali sacri che ritroviamo in tante culture. In Egitto c'è Anubi, che è la divinità psicopompa, che addirittura tiene per mano il defunto di fronte, per portarlo al cospetto di Osiride nel momento della pesatura del cuore, della psicostasia. E Quindi dall'Egitto ci viene il libro egiziano dei morti che ha attraversato i millenni per arrivare a noi, quindi è una cultura sicuramente ancestrale e coltivata, quella del culto dei morti, ma appunto. infatti tanti aspetti, ad esempio, così più primordiali della cultura egizia vengono probabilmente dal periodo predinastico, e quindi anche dall'influenza della parte più meridionale dell'Egitto, che era in contatto con la Nubia e con la parte più centrale dell'Africa, dove ancora oggi sussiste uno sciamanesimo, forme di sciamanesimo. Quindi mi ha incuriosito questo aspetto delle culture antiche. Io vengo da una formazione classica, quindi tutto sommato mi ha fatto piacere ripiombarmi nel mondo greco-latino, nel mondo egizio. Poi avevo voluto terminare il libro con un excursus nel mondo attuale, e come certe tematiche sciamaniche vengono riprese oggi nella cultura pop. New Age. Non solo, perché c'è anche un certo tipo di ripresa, ad esempio nella musica, nella Ah, musica che bello. folk metal o heavy metal nordica, vengono riutilizzate delle sonorità molto ritmate, spesso accompagnate dalle percussioni, che in un certo senso si mettono in relazione con i battiti del cuore per creare una sorta di trance collettiva. Che bello. Viene E tu hai trovato queste ripresa. corrispondenze, quindi le hai Sì, raccontate? anche nei film. Adesso io ho una bambina di 7 anni, quindi potete immaginare che Frozen lo conosco a memoria. Però ci sono anche dei film di questo genere. Ad esempio, in Frozen ci sono i personaggi dei troll, e sono qualche cosa della cultura nordica estremamente identificabile, perché si dice troll, si pensa subito a qualcosa di irrazionale, di Certo, nordico. disturbante.
Esatto, e però ovviamente vengono trasmessi con una sorta di stereotipo, perché nel film, vabbè, sono dei personaggi anche abbastanza simpatici, nella realtà, nelle tradizioni, nelle saghe, i troll erano degli esseri malefici, Dei che giganti mostriciattoli, tra sì, l'altro, non certo. così piccoli. E questo quindi, devo dire che effettivamente negli ultimi anni c'è un utilizzo di questi, appunto, di questi stereotipi o anche nei giochi di ruolo online, viene fatto un po' un calderone, un po' di tutto. C'è il famoso gioco World of Warcraft, che è quello più scaricato e giocato al mondo, nel quale fra i personaggi c'è lo gnomo, il druido, lo sciamano, il troll e il nano. Quindi è un po' prendere Che tutto, mettere tutto nel calderone. poi non serve neanche andare tanto io che sono anziana, penso ad Asterix e lì c'era tutto. Ma la cosa pazzesca è che in questi giochi di ruolo poi in realtà l'aspetto figurato non c'entra assolutamente niente, perché il druido non è certo Panoramix, ma con le specie di corna. Però è bellissima anche questa cosa che venga ripreso la cultura ancestrale anche da ogni parte del mondo da cui venga e riproposta in maniera usufruibile. Adesso io sto pensando a Oceania, Sì. che sì, È un bellissimo. che cui è stato tradotto malissimo il titolo del film, ma insomma Sì. il film è incredibilmente in sintonia e rispettoso de veramente della cultura hawaiana. Maui, come viene rappresentato, è proprio lui, è proprio quel semidio della mitologia hawaiana ed è bellissimo che venga che queste conoscenze, forse anche un po' d'élite, se vogliamo, vengano così riproposte al grande pubblico partendo proprio dai bambini, che sono quelli che effettivamente possono sviluppare meglio e recuperare meglio probabilmente le nostre Sì, conoscenze. anche perché in genere, comunque, sia per Oceania che per Frozen, ad esempio, hanno fatto dei lunghi studi, hanno passato diversi mesi in Norvegia o nella zona polinesiana, proprio per studiare e per cercare di renderlo nella maniera più fedele possibile. La musica anche, Certo. gli studi sulla musica, sia per tutti e due i film sono stati proprio create delle musiche apposta che riprendano la cultura tradizionale. In Frozen all'inizio è proprio stato il primissimo brano che c'è proprio durante i titoli di inizio, Sì. è uno yoik, che lo yoik Wow. è questo canto che gli sciamani utilizzano durante la seduta sciamanica, che è estremamente ritmato e che quindi Certo. può essere accompagnato dal tamburo e che in un certo senso, a un certo punto, provoca questo stato. Aiuta lo stato Alterato, modificato di certo. coscienza, ecco. Sì. Che bello, E bellissimo. poi il discorso del secondo libro, cioè I canti dello sciamanesimo boreale, diciamo che in un certo senso si lega proprio a questo discorso, cioè è nato da questa continuazione naturale, cioè dare voce a questi popoli. Quindi ho voluto fare un'antologia di alcuni testi. Scegliendo i testi mi sono accorta quanto questo sciamanesimo sia ecologico. Wow. Cioè, in tutti i testi c'è sempre un richiamo alla natura, agli animali, alle piante, agli alberi e a questo rispetto nei confronti del cosmo che ci Certo. circonda e nel quale viviamo. Il concetto di Ohana, che famiglia che ritorna in tutte le culture, diciamo indigene. Io ovviamente ho molta familiarità con la cultura hawaiana e col concetto di Ohana, ma l'ho ritrovato identico, proprio identico nella cultura aborigena, dove appunto il rapporto con la natura è considerato una relazione tra parenti. Cioè l'albero, la prateria è un mio fratello, è una mia sorella e come tale va rispettato e coltivato e aiutato a prosperare. Infatti sono proprio le parole che vengono utilizzate in questi testi, cioè l'animale diventa il fratello, la sorella, ma c'è anche un discorso che ci sono dei testi che vengono utilizzati dai cacciatori per andare a cacciare Certo. e c'è proprio un discorso di captatio benevolentiae, nel senso di dire ti uccido, ma il tuo corpo sarà trattato con un certo rispetto, le ossa non saranno rose dai cani, cioè... Perché anche la morte fa parte della natura, della vita e del sistema naturale.
affrontata in un certo modo, non E anche certamente con gli questo. allevamenti intensivi dei nostri No, giovani. certo. No, infatti qui si tratta di cacciatori che cacciano per poter mangiare, semplicemente. Certo. Pensiamo alla renna per i lapponi, cioè per i sami, la renna è l'economia della loro società, perché fornisce carne, fornisce i pellami, fornisce i nervi per poter cucire, fornisce le corna per poter creare dei cucchiai, dei coltelli, cioè, quindi è veramente alla base Della dell'economia vita generale. dell'uomo, certo, ma Sì, del resto pensiamo al leone che caccia la gazzella, non è certo cattivo, brutto o contro natura. no, certo. E qui ritorniamo al concetto di Maat, egizio, cioè l'ordine cosmico. Sì. E quindi trovo che sia Esatto. estremamente attuale, perché in un periodo come quello in cui siamo, in cui non c'è tanto rispetto per la natura, vediamo che loro forse avevano veramente un sentimento estremamente. Scrivendo il libro e scegliendo i testi, ho avuto proprio un sentimento di estremamente rilassante, non so come Sì, dire, ma. vivevano su una vibrazione che era armonica con quello che è la natura, che poi noi siamo la natura, siamo parte della natura e quindi se viviamo in armonia vibrazionale con la natura stiamo bene, se ci mettiamo in contrasto, prima o dopo lo squilibrio viene fuori e lo paghiamo tutto. E, beh, mi viene una domanda così forse scontata anche in base a quello che hai detto. Allora, intanto è bellissimo vedere come proprio in questo periodo storico, in cui noi come occidentali che veniamo dalla cultura, è vero, greco-latina, ma cristiano-cattolica, ci siamo un po' liberati dal giogo della nostra religiosità, con una mente e un cuore più liberi e aperti, riusciamo quindi anche a integrare quello che ci è stato in qualche modo sottratto della nostra cultura, proprio perché abbiamo una libertà intellettuale maggiore rispetto a anche solo 30-40 anni fa. E quindi tante culture anche parallele, diciamo così, stanno venendo fuori e ci sono persone come te, per esempio, che ci permettono appunto, che fanno ricerche, che ci permettono di abbracciare delle conoscenze, delle saggezze che altrimenti non sarebbero usufruibili per noi. La domanda è: che attualità ha tutto questo? Come possiamo effettivamente integrarlo nella, non solo nella nostra vita quotidiana, ma proprio nella nostra crescita interiore e spirituale, secondo te? Diciamo che io ho un approccio storico, no, non sono libri nei quali il lettore possa trovare fate la meditazione con lo sciamanesimo, ecco, questo non è diciamo, la cosa da cui sono partita, perché ho Certo. una formazione di questo tipo. Ed Beh, infatti. guarda, dal mio punto di vista, che però è il mio, che ho la formazione classica che hai tu, per me è molto più utile avere una conoscenza appunto di ricerca piuttosto che l'esercizio. Poi invece c'è chi preferisce avere l'esercizio da fare. Io preferisco che mi venga illustrata la cosa e poi eventualmente l'esercizio me lo costruisco io sulla conoscenza di una cultura. È lo Ma scopo di questi libri, in effetti. Io vorrei soltanto dare uno strumento così storico anche per fare capire da dove viene un certo tipo di conoscenza, un certo tipo anche di caratteristiche, ecco, in generale. E poi diciamo che ognuno fa il proprio percorso. È anche il motivo per cui non mi sono voluta occupare delle religioni rivelate. Sarebbe molto semplice paragonare il percorso di Osiride che muore e rinasce, percorso di cioè un eroe del Kalevala che è l'epopea finnica, il poema epico finnico che è stato raccolto nell'Ottocento, e c'è un eroe che si chiama Lemminkainen che anche quello viene ucciso, fatto a pezzi, poi i pezzi del corpo vengono rimessi insieme dalla madre che gli ridà la vita una seconda volta. Sarebbe molto semplice fare dei paragoni, però non era il mio scopo perché qui siamo nell'ambito di religioni e di culture non rivelate. Semplicemente non c'è un testo di riferimento come può essere nel mondo non c'è cristiano, un testo di cristiano. riferimento, ma c'è una tradizione orale C'è una che. tradizione orale, infatti, ed è anche un po' il problema di queste culture, soprattutto nordiche, perché non ci sono testi Devi scritti. andare a parlare con lo sciamano, non puoi andare in biblioteca a leggere.
No, e poi sono tradizioni che sono rimaste anche segrete. Sì, Nell'Ottocento. come la spiritualità hawaiana, Sì. identico, perché sono state poi perseguitate dalle religioni rivelate Infatti, cosiddette. in Lapponia molti tamburi, ad esempio, sono stati bruciati durante la cristianizzazione. Certo. Però nell'Ottocento, quando ad esempio Elias Lonrot, che è lo studioso che ha riunito i testi sia del Kalevala sia di quello che si chiama Canteletar, che è un'altra raccolta di poesie, Quindi poemi. qualcosa di scritto c'è? Sono state raccolte, lui ha percorso per anni e anni la Carelia, quindi la regione più orientale della Finlandia, al confine con la Russia, per In che raccogliere anni, questi scusa, in che anni è successo ai questo? primi dell'Ottocento, perché sono stati Ok. pubblicati alla metà, tra il 45 Ok. e in pratica aveva difficoltà a raccogliere i testi tradizionali, ad esempio quelli che poi, diciamo, gli scongiuri o le preghiere così, perché dovevano rimanere segreti. Allora, da un lato c'era. Guarda, guarda, mi sembra un film già visto perché in Hawaii è successa la stessa cosa. Fatto che le persone non volevano più di tanto rivelarle per non invocare in vano gli spiriti, cioè, Ah, ok, sì. da un lato quello e dall'altro per non rivelare una conoscenza che doveva rimanere all'interno delle loro Poteva comunità. essere usata impropriamente, certo. E in Hawaii è successa la stessa cosa, è rimasta orale la tradizione fino alla fine dell'Ottocento. I primi testi scritti, proposti da nativi, veramente, però, sono dei primi anni del Novecento addirittura. Quindi effettivamente è triste, nel senso che poi un ricercatore non ha materiale, però dall'altro lato è quello che probabilmente ha permesso a queste culture di rimanere pure. È un po' il problema che troviamo ad esempio con le rune, Certo. perché anche sulle rune è stato detto di tutto. Le prime testimonianze sulle rune vengono da Tacito, che in fondo ci parla di sassolini su cui erano scritti dei segni, ma non dice che sono rune. Non sappiamo quali erano le sue fonti, non ci Esatto. dice quali sono le sue fonti. Quindi, cioè, è tutto un Non ci dice non quali sono sappiamo. precisamente i simboli, quindi non possiamo neanche parlare. Esattamente, e purtroppo era un alfabeto che veniva principalmente usato sul legno. Quindi le poche testimonianze scritte che avevamo, praticamente le abbiamo perse. Credo che esistano, mi sembra, circa 300 o 400 iscrizioni runiche ancora oggi. Cioè, Ecco. rispetto per dire alla mole di geroglifici che esistono in Egitto, non si può nemmeno paragonare. Sì, esatto. Però era una cultura a carattere orale, quindi Certo. qualcosa veniva scritto. Mi rifaccio anche ai testi più famosi della runologia, cioè diciamo non appunto anche di fare la divinazione con le rune che si trova dappertutto, testi di questo genere. Parlo di Régis Boyer, per esempio, che ha tenuto la cattedra di studi germanici alla Sorbona fino a un po' di anni fa. Si sa che le rune potevano essere utilizzate anche per trascrivere testi magici, ma Ok. semplicemente perché la magia e la spiritualità faceva parte di questo tipo di cultura. È normale. C'era separazione tra la quotidianità del fare il raccolto e conservarlo e affidarsi alla divinità, esatto. Era semplicemente qualcosa che accompagnava la vita di tutti i giorni con molta naturalezza, non c'era Bello. nessun tipo di pregiudizio o nessun tipo di. Era normale, intanto, non, per dire, prendiamo l'esempio della medicina, non c'erano medici, quindi lo Certo. sciamano aveva le funzioni anche di guaritore, doveva conoscere le piante che potevano essere utilizzate per guarire e poi, se effettivamente il caso era più grave, a quel punto in trance doveva recarsi nell'aldilà per riportare l'anima del malato, perché si pensava che un malato, cioè che la malattia venisse dal fatto che gli spiriti tentassero di portare nell'aldilà l'anima per ucciderla. Quindi, ripeto, è qualcosa di molto naturale, ecco, non c'è niente di. Bellissimo, proprio Sì. bellissimo. Bene, Alessandra, grazie con tutto il cuore per questo viaggio, per Grazie questa gita. a te. Qui sotto in calce troverete i link per
approfondire, per acquistare eventualmente i libri di Alessandra, se siete interessati. C'è qualche altro modo per seguirti? Hai un blog? Hai una pagina di qualche tipo, qualcosa? O bisogna leggere i tuoi libri, punto? Leggere i libri. No, ci sono varie così, magari degli articoli online che ho pubblicato, però non ho un canale preferenziale. In Shamanesimi, nel primo libro, c'è una biografia finale abbastanza nutrita e divisa anche per temi e per regioni, diciamo, geografiche, quindi poi, i testi un po' principali. Ottimo, quindi uno incomincia e poi se è interessato la via per proseguire la trova, diciamo così, come in tutte le cose. Alessandra, grazie, grazie con tutto il cuore e soprattutto della curiosità che mi hai stimolato e per averci dato qualche inizio di risposta, ecco. Grazie mille a te. Al prossimo libro, allora.